Hare Krishna, Shri Prabhupada ki jai. Namam Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamine, Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine, Nirvishesa Sunnavadi Pachyate Vesa Tarine, Shri Prabhupada ki jai. Allora, quest'oggi e l'argomento è l'associazione Vapu con Srila Prabhupada. Va bene, è un argomento delicato, nel senso che ci sono due chiare istruzioni da parte di Srila Prabhupada a riguardo dell'associazione con il maestro spirituale. Nel quarto canto Srila Prabhupada dice che fin tanto che il maestro spirituale è vivente, cioè è in un corpo, bisogna servire la sua forma Vapu. Quando il maestro spirituale scompare, bisogna servire la sua forma Vani. Questo lo dice nel quarto canto. Altrove, e molto spesso, Srila Prabhupada sottolinea il fatto che Vani è più importante. L'associazione attraverso o per via delle istruzioni è più importante dell'associazione fisica col maestro spirituale. Bisogna eliminare alcuni fraintendimenti e chiarire alcuni aspetti. Il fatto che Vani sia più importante, ed è sottolineato da Srila Prabhupada appunto più volte, non significa che Vapu sia meno importante. Infatti, altrove Srila Prabhupada dice che sono equivalenti, uguali. Quello che intendo dire è che non va sottovalutato l'aspetto dell'associazione Vapu con la presenza fisica del maestro spirituale, in particolare di Srila Prabhupada. Ovvio che se uno è con Srila Prabhupada fisicamente, alla sua compagnia, ma non segue le sue istruzioni, non che senso ha? La mera compagnia fisica, se non c'è l'intenzione di seguire le istruzioni o di usufruire di quell'associazione,
per avanzare spiritualmente non è molto utile, non è, anzi, potrebbe essere anche deleteria nella vita spirituale. Perché deleteria? Perché, come ha detto Prabhupada altrove, familiarity breeds contempt. La familiarità, l'intimità porta al disprezzo, ha detto. Perché nella intimità, o nella intimità nel senso nella compagnia di carattere fisico, uno può tendere a vedere difetti o a trovare difetti, può tendere a criticare. Di conseguenza, l'associazione Vapu è anche da un certo punto di vista pericolosa. Pericolosa perché può portare a valutare o a criticare, individuare nel maestro spirituale aspetti materiali, denigrandone perciò la natura spirituale, fraintendendone la posizione. Un mio caro confratello una volta mi ha detto: anche se lui aveva avuto la possibilità di associarsi con Srila Prabhupada da un punto di vista Vapu, un devoto del 68, 69, mi ricordo, ha detto: io preferisco non diventare segretario di Srila Prabhupada perché ho paura di fare offese, mi ha detto. Ho paura di non comportarmi bene, di vedere aspetti che io fraintenderei. Per cui questa associazione Vapu, come ho detto, è un attimo pericolosa. Ma non di meno, o ciò nonostante, ha delle caratteristiche molto speciali e molto dolci, molto dolci perché? Dolci perché c'è una reciprocazione che uno può sperimentare. Allora, nel seguire le istruzioni, quando il maestro spirituale non è presente, bisogna essere molto lucidi e spassionati, nel senso che tu segui le istruzioni, ma chi è il riferimento? Qual è il riscontro che puoi avere se il maestro spirituale è contento di te o no? Quando c'è la forma Vapu, lo vedi, te lo puoi chiedere, può dirti: ma sei scemo? O dirti: bravo! Può confermare quello che hai fatto oppure smentirlo e farti capire che le cose non sono come tu le pensi, perché il nostro problema è sempre che la mente materiale tende all'autoelogio, è sempre autoreferenziale, tende all'autoelogio e difficilmente è disposta a trovare o a sottolineare le proprie mancanze. E quando il maestro spirituale non è presente, nella forma Vapu, il riscontro sono gli altri devoti. Ma se sono poi confratelli, ma chi sei tu per dire a me? Alla fine sì, però c'è quella pariteticità, sto parlando per esperienza, pariteticità means parithetic, you know, on this equal platform, ok? C'è quel senso di familiarità. Ah, ma come? Io ho visto che tu avevi un problema una volta, ti ho aiutato io, adesso come pensi di poter dire qualcosa a me?
è molto difficile accettare, avere l'umiltà sufficiente, necessaria e sufficiente per essere corretti anche. Ma questo succedeva anche in presenza del maestro spirituale, anche in presenza di Srila Prabhupada. C'erano alcuni che avevano difficoltà ad accettare anche la sua correzione. Oppure avevano difficoltà, poi parlo dell'aspetto bello del Bhava, adesso sto però mettendo in mostra, sto cercando di chiarire che non è che è tutto rose e fiori. Ah, uno ha avuto l'associazione di Srila Prabhupada, per cui non è proprio così. Per esempio, un altro aspetto era che c'era un gruppuscolo di devoti che circondava Prabhupada. Era difficile avvicinarsi a Prabhupada. C'era un gruppetto di devoti più anziani o sannyasi o quello che era che avevano, cioè, il privilegio, diciamo così, anche perché del loro servizio, di interagire con Srila Prabhupada più frequentemente, interloquire più cospicuamente con Prabhupada. Ma anche lì veniva un altro problema. Alcuni devoti erano umili e se vedevano che Srila Prabhupada prediligeva. Oh, Prabhupada prediligeva dei devoti su altri? Sì. La risposta è sì. Va bene? Oh, terremoto. Sì. Io per esempio pensavo che uno dei prediletti fosse Tamalkrishna Maharaj, che era sempre, nel 74 servivo Tamalkrishna Maharaj, va bene, e una volta gli ho detto, non troppo tempo fa, una venticinquina d'anni fa, prima che, ho detto, Maharaj, eravamo nella sua stanza, ho detto, tu, beato te, dico, la situazione che hai avuto con Prabhupada, eri proprio il suo prediletto. Ho detto, ma manco per niente, mi ha detto. Prabhupada, quando vedeva Madhuvisa o Jayananda, si illuminava. Loro erano proprio prediletti, cioè quando vedeva Jayananda, ah, era proprio così felice. E anche se Jayananda era una persona semplice, non era uno conosceva molto bene gli Shastra, c'è anche un aneddoto che era stato raccontato da Tamalkrishna Maharaj. Che una volta Tamalkrishna Maharaj aveva accesso sempre a Srila Prabhupada perché, diciamo, era molto impegnato in servizio, è stato veramente una pietra miliare nel movimento. Allora è andato una volta, questo l'ha raccontato, e gli hanno detto no, non puoi entrare, quello che faceva la guardia alla porta, non so chi fosse. Non puoi entrare, ho detto perché? Perché Prabhupada è con Jayananda. E va bene, lui ha aspettato, poi ha visto Jayananda uscire, va bene. Poi è entrato e ha detto, Srila Prabhupada, ma che faceva Jayananda qui? Ha detto, gli ho dovuto ridare il Gayatri perché se l'era dimenticato. Va bene, Gayatri mantra. Va bene, Prabhupada ha detto, Tamalkrishna Maharaj pensava, si è dimenticato il Gayatri. E il giorno dopo Mangalarti, che ha visto Jayananda che cantava, il Gayatri, un minuto. Allora poi è andato da Srila Prabhupada e ha detto, Srila Prabhupada, ma qui ha cantato il Gayatri in un minuto, ma come si fa? E insisteva, era un po' insistente Tamalkrishna Maharaj, Prabhupada, non è possibile che questo. Alla fine Prabhupada ha battuto una mano sul tavolo, questo l'ha raccontato Tamalkrishna, ha battuto una mano sul tavolo e ha detto, comunque lo canti, qualsiasi cosa canti, Krishna l'accetta, ha detto. Come la canta, Krishna l'accetta. Per cui, e Prabhupada non era così per tutti, cioè dovevi,
essere corretto in quello che facevi. Quando mi ha dato il Gayatri Mantra nel 75 a Vrindavana, era marzo del 75, mi ha insegnato a contare nella sua stanza, a contare, si contano 10, e va bene, ha detto very good. Poi mi ha dato i mantra uno dopo l'altro, io l'ho ripetuto, very good. Poi ha detto una cosa che non capivo. In effetti quello che aveva detto è each mantra 10 times a day. 10 times, each mantra, no, not a date, each mantra 10 times, 7 mantras, each mantra 10 times. Io dicevo, what? Each mantra 10 times. E non capivo. Ho detto, what? La mamma mi ha guardato, what do you mean what? Cioè, ha detto, oh, ok. Poi sono andato a chiedere a qualcun altro, perché non avevo, che quante volte lo devo cantare? Cioè, in più ho fatto anche una stupidaggine perché mi ha detto ok, give me a glass of water, dammi un bicchiere d'acqua e c'erano queste giare, questa palla di terracotta con il collo lungo così, allora io mi ha detto ok, la sinistra è la mano contaminata, devo usare solo la destra, sai quelle cose stupide, stupide insomma. Poco pratica, allora facevo uno sforzo per non tremare con la mano, per versare quest'acqua dentro sto bicchiere, perché questa è una palla da 2 kg di aria. Allora proprio si è chinato su di me e ha detto, why don't you use two hands? Ho detto, perché non usi due mani? E mi sono sentito veramente un idiota. Perché non usi due mani? Ho detto, ok, uso due mani. Allora, comunque c'erano queste, tornando al punto, Srila Prabhupada era anche per Madhuvisa, aveva un grande affetto anche quando Madhuvisa è caduto da sannyasa, ha detto bisogna impegnarlo in qualche modo, ha parlato. Allora c'erano anche questi aspetti, c'era qualcuno che si sentiva un po' ingelosito, cioè perché, capito, perché dà questa attenzione? E dovevi essere nell'associazione VAPU, dovevi essere distaccato, non dovevi avere pretese, non dovevi, per cui non c'erano, non era che è tutto rose e fiori, capito? C'erano anche delle criticità, poi dovevi stare attento a quello che facevi. Per esempio c'era un devoto che la mattina a Vrindavana, quando Prabhupada usciva da casa, tirava sempre petali, petali, capito? Tutti dicevano, mamma mia, quanto ama Prabhupada. Prabhupada si è fermato e ha detto, perché non fai qualcosa di pratico invece di tirare sempre sti petali? Capito? Cioè, di botto, di fronte a tutti, capito? Cioè, allora, sai, uno che l'ha fatto continuamente, cioè si sente... O metabolizzi o è un problema. Ultima cosa che ricordo è una volta Srila Prabhupada aveva questo problema a un occhio. Mi ricordo che quando sono tornato dall'Italia, avevo fatto il visto nel 77, ho volato a Bombay e sono andato e Srila Prabhupada era nella sua stanza, il tempio non era ancora inaugurato, però c'era già la sua stanza pronta su Rabi. Che era l'architetto, caro amico, l'aveva già predisposto e Prabhupada stava nella stanza, però aveva questo occhio gonfio, per cui ogni tanto aveva questa cosa di quest'occhio. E lì è un altro punto che farò a riguardo. E così a Vrindavana gli era venuta questa difficoltà a quest'occhio. Allora Srila Prabhupada aveva una sorta di, come potremmo chiamarlo, una conculina, sapete cos'è? Una vaschetta di vetro, cui metteva una soluzione e la metteva sull'occhio che era lenitiva, no? Prabhupada era stato un farmacista, per cui conosceva queste cose. Si era persa questa vaschetta, non si trovava, va bene? Rindava. Allora, la mattina, Prabhupada ha detto, andate a prendermi una vaschettina al mercato. Va bene. E lui,
dopo mezz'ora, un'ora, non arrivava, due ore, già era fuori, era nero, cioè era furioso. Cioè, tre ore, arriva a mezzogiorno, questi erano andati alle 7:30 di mattina, passano le ore, Prabhupada gli hanno detto vada, no, ha detto aspettiamo che torni, va bene? Tornano alle 6 di sera, va bene? Tornano alle 6 di sera e Prabhupada era seduto dietro al tavolo, lì a Vrindavana, nella sua stanza, nella casa lì, e questi entrano, eccola Srila Prabhupada, ha detto ah, dove l'avete presa? Cioè siamo, per prendere una cosa, siamo andati a Delhi. Ah, ha detto a Delhi, da Vrindavana, per prendere, dice, ah, a Delhi. E sì, siamo andati a Delhi. E quanto l'avete pagata? 50 rupia. Ah, ha detto. E quanto è costata la macchina? 700 rupie, era costata una roba del genere. E ci avete messo, sì. E sapete quanto costa qui al mercato? Ha detto. Costa charana. Charana in India è un sedicesimo di rupia. Charana sono 25 paisa, cioè un quarto di rupia. Ha detto, ah, avete speso 750 rupie tutto il giorno, per una cosa che costa charana. Per tre giorni al Bhagavatam ha ripetuto questa cosa con questi devoti presenti. Tre giorni. Allora, bisognava stare attenti. E tra l'altro, un altro punto che vorrei fare, c'è un verso nell'Upadeshamrita, Dristasvabhava janitaiva pusascha dosai na prakritatvam iabhata janasya passya gangambasamna kalobudbudafena pankar brahma dravatvam apagacchati niradharmai. Questo verso fa un'analogia tra il corpo del Vaishnava e l'acqua del Gange. Dice che se anche uno dovesse vedere degli aspetti non gradevoli o sgradevoli nel corpo del Vaishnava, c'erano alcuni che arrivavano e vedevano Prabhupada soltanto nella foto, no? Quando lo vedevano, c'erano, oh, c'è un occhio così, o c'è questo colore, e magari non riuscivano a metabolizzare, capito? Però questo verso dell'Upadeshamrita dice che quando anche ci fossero degli aspetti nel corpo del Vaishnava che sono che sgradevoli, o c'è qualcosa, o nel suo, uno deve pensarlo come l'acqua del Gange, Brahma Dravatva Apagaccia Tiniradharma. L'acqua del Gange è sempre purificatrice. Anche se ci fossero sulla superficie del Gange ramoscelli, fango, quello che sia, uno li toglie e la beve lo stesso. Va bene? Anche un morto che galleggia, ci sono quelli che non hanno il Lakshmi per fare la pira funeraria e buttano il corpo nel Gange. Ogni tanto vedi un lenzuolo bianco che galleggia, è un corpo che va. Tu togli, non è che proprio vai a bere lì sul corpo, non è che sei scemo, però togli se ci sono delle impurità e bevi l'acqua del Gange, perché la sua potenza purificatrice non è mai diminuita. Allora il Vaishnava, quando anche avesse esteriormente delle situazioni fisiche, poi quando si vedeva Prabhupada verso la fine era uno scheletro con un po' di pelle addosso, cioè era veramente, per chi l'aveva visto anche in quando era in salute, insomma, era veramente una situazione difficile da vedere, però quando anche ci fossero appunto delle situazioni fisiche che non sono
affascinanti, va bene per dire, uno deve sapere che la potenza purificatrice dell'acharya non è mai perduta, non è mai diminuita neanche. E questo, e qui arriviamo agli aspetti per cui anche in mezzo a tutte queste cose che ho detto, i devoti sinceri apprezzavano infinitamente la vicinanza di Srila Prabhupada nella forma Vapu. Anche se servirlo poteva essere pericoloso per certi versi, per esempio una volta un mio confratello ha detto, stava Prabhupada era Vrindavan, stava traducendo e ha detto primi Sandesh. E ha detto, questo mio confratello ha detto, Sandesh a quest'ora, erano le 11 di mattina. Ha detto, vabbè, è corso nel Pujari, ha detto, c'è del Sandesh? Ha detto, no, il Sandesh è offerto al Mongolartic la mattina, non c'è il Sandesh adesso, il prossimo è domani mattina. Ma Prabhupada ha chiesto Sandesh. Ok, allora, tutto trafelato, non sapeva che fare. Poi a un certo punto gli è venuto in mente, ma sta traducendo. Non è che mi ha chiesto Bhagavad Sandesh, che è un libro. Un libro di Prabhupada in India. Allora è andato, tornato indietro, è andato nella libreria, ha preso il Bhagavad Sandesh e ha detto, oddio, se mi ha chiesto il dolce Sandesh, cioè il Sandesh è un dolce, e io gli porto un libro, addio. Cioè, e quando gliel'ha messo sul tavolo, proprio ha detto, thank you very much, era quello che voleva, cioè il Bhagavad Sandesh. Allora, per cui era... Bhakti Charu Maharaj, che sapete eravamo grandi amici, e quante volte Srila Prabhupada l'ha bastonato, che cucinava per Prabhupada. Una volta cucinato ha detto, no, questo è troppo, se ci metto questa cosa qui, cos'era? Che doveva metterci, non lo so, mi ricordo una cosa, se non gli fa tanto bene, non è così salutare, non gliel'ha messa, capirai! Quante gliene ha dette, cioè, perché, capito? An ingredient in the cooking, he didn't put it because he thought it was unhealthy for Prabhupada. So, you know, but then Prabhupada got mad, you know. So, allora, però, era averlo vicino, era di una... dolcezza veramente di una... riempiva il cuore. Io ci sono, Vapu e Vani sono sì equivalenti, ma ci sono degli elementi distintivi dell'associazione Vapu che sono innegabili. Allora, non per vanagloria, non lo dico per vanagloria, anche perché non so per quale ragione al mondo, e non è che fossi così cosciente di Krishna, francamente, quando... però ho avuto quasi 6 mesi di associazione con Prabhupada. So di tanti devoti che l'hanno visto 5 volte, 6 volte nella vita, 2 volte, magari per quando si vivevano in Canada, in America, o venivano per il festival qualche giorno. Io ho avuto questa grande fortuna e lo dico proprio, voglio sottolinearlo, non è che fossi molto maturo spiritualmente. Perché? Perché la familiarità porta anche il disprezzo, al di là, non proprio il disprezzo, ma la... dai le cose come scontate, capito? E rivelo una cosa che va bene. Io facevo la guardia molto spesso fuori dalla stanza di Prabhupada a Mayapur, perché vivevo a Mayapur, e niente, e c'era da fare, da portare il presadamo, e Prabhupada a una certa ora del giorno beveva un dab è un cocco, una noce di cocco fresca, dab si dice, la tagliano, Prabhupada gli veniva a versare, e mi ricordo era anche quasi un privilegio portargliela, no, qualche volta che l'ho portata, e una volta
Mi ricordo Anakadundubi, un devoto inglese, molto alto, campione di giavellotto inglese, era, va bene. Anakadundubi è venuto con il Dab, ha detto, dai, vuoi portarglielo tu a Shila Prabhupada? Ha detto no, vai tu, a me non mi va. Ma stavo pensando ad altro. Allora, sono quelle cose che poi rimangono. E lui ha detto, vabbè, io porto io. Per cui dare per scontato, no? Dare per scontato, poi uno si ricorda e ci pensa, magari potevo entrare, portargli il dab, fargli una domanda, qualche cosa, o chiede. Insomma, sono quelle cose, però per cui uno c'era anche questo rischio di dare le cose per scontato, o vedere Prabhupada con il figlio, per esempio Vrindavan Day che veniva, o vivere a Calcutta dove c'erano i familiari di Srila Prabhupada. Alcuni familiari non erano molto felici che Prabhupada li avesse abbandonati, sai, Prabhupada ha dovuto portare la coscienza di Krishna nel mondo, non poteva fare sta con piede a Calcutta in famiglia e uno in America, per cui ha dovuto farlo. E, sai, avere a che fare con queste cose poteva, se uno non aveva una fede ferma e una totale dedizione a Srila Prabhupada, potevano destabilizzare un devoto. Ma al di là di questo, era una gioia poter vedere Srila Prabhupada, vederlo anche nelle cose semplici, anche nel camminare, anche nel prendere il prasadam, la sera andare al darshan nella sua stanza a Mayapur, vederlo sorridere o castigare qualcuno. Vedevo, era sì, perché uno, cioè, io non ho meriti né qualificazioni, penso, non so perché ero lì, più che altro ero lì come spettatore, non ero un leader del movimento, però ho visto e ho osservato molto attentamente come Prabhupada si comportava di fronte a certe situazioni. E questo non è che lo puoi vedere in un filmato, sì, nei libri c'è tutto. Sicuramente, ma devi essere veramente uno dedito e devi proprio sentire la presenza di Srila Prabhupada nel leggere i suoi libri e nel metterli in pratica. E questo si può fare, sicuramente un devoto sincero lo può fare, non avrà bisogno di altro se non le sue istruzioni. Pur tuttavia, aver visto come Srila Prabhupada agiva e si comportava in certe situazioni, nei rapporti e in certe circostanze, è un'esperienza che rimane, cioè è un'esperienza che mi è rimasta. Ero lì che guardavo quando, ovviamente non dirò nomi, quando un devoto è arrivato dicendo voglio studiare sanscrito e Prabhupada stava traducendo e ha detto you learn from my books. Tu impari dai miei libri. E lui, perché era un devoto, il Prabhupada ha capito che avrebbe avuto, poteva avere delle. E lui ha insistito, ma Prabhupada, you learn from my books, diceva. E io guardavo dalla finestra perché ero fuori, perché la stanza di Prabhupada c'è la veranda intorno nel Lotus Building, ci sono finestre da sta parte e finestre da quella parte, come porta da questa parte e porta da quella parte. Lui era entrato, questo devoto dall'altra parte, io ero lì che facevo la guardia, stavo lì fuori perché l'ho visto. E lui ha insistito, è un devoto molto molto anziano, Prabhupada, I want to learn without books. E Prabhupada ha sbattuto una mano sul tavolo, you learn from my books, I said. Io che avevo, se avevo qualche idea di imparare il sanscrito, ho detto ma che mi interessa, non importa niente, cioè, capito? Non è che devo andare a diventare un sanscritista, non è quello che non era, gli ha fatto proprio capire che non era una priorità, no? Allora ci sono, e non è che tutto sia registrato, che tutto filmato, non è che c'era il grande fratello lì che registrava Prabhupada giorno, mattina e notte.
Però ci sono queste situazioni che erano simpatiche, dolci, interessanti, emozionanti. Quando Prabhupada girava, vedeva, diceva: qui, come fai a sapere che quello lì non si ruba mezzo sacco di cemento? Diceva, quando c'era l'operaio che girava l'angolo. Sai, sono queste cose. Oppure quando, mi ricordo, arrivava Mayapur, si metteva sul gadi, no? Sulla sua sedile, gli offrivano del ghur che era fatto lì, e proprio diceva, lo buttava, tac, in bocca, cioè aveva un lancio precisissimo. Mi ricordo una volta ha detto, this is Mayapur Seva, ha detto, questo è il paradiso di Mayapur. Era molto bello, io una cosa, forse l'ho già raccontata, una volta stavo sempre lì fuori a fare la guardia, nel senso che ero quello che è preposto a stare lì se c'era qualcosa. E ero affacciato c'è la veranda e di fronte c'è il Lotus Park, Prabhupada Park. E stavo lì, al tempo c'era solo quell'edificio e c'era anche forse il Long Building, si era stato costruito. Stavo lì, francamente, un po' a spaziare col Japamala in mano. E stavo a Hare Krishna, Hare Krishna, a guardare, non lo so, era un brahmachari, forse mi stavo guardando anche una brahmacharini che passava, non so che facevo, ero un po' per aria. A un certo punto ho sentito che cantavo Hare Krishna con una gioia, molto concentrato sul santo nome, mi sono sentito veramente elevato, no? Era bellissima. Ho detto, ma com'è? Poi mi è venuto il dubbio, mi sono girato e c'era Srila Prabhupada, perché ci sono le colonne, c'era Srila Prabhupada sull'altra balaustra che cantava con la Japamala e mi guardava e sorrideva. Allora ho fatto gli omaggi. Ho detto, guarda, soltanto perché è arrivato a cantare, mi diceva, a me com'è cambiato la qualità del mio canto del santo nome, capito? Era lì che con la Japamala e mi sorrideva. Cioè, e per cui ci sono. Viverci insieme era bellissimo, devo dire, era bellissimo, anche quando si arrabbiava perché avevano cambiato il secchio, la mattina faceva la doccia col secchio e con il mug, si chiama, con la tazza, va bene? E c'aveva un vecchio secchio di ottone. E allora, sai, è tutto un po' gibollato, come si dice, tutto a bozzi, perché era vecchio, cioè, secchio di ottone, cioè, no, bumps, bumped. E allora gli hanno preso un secchio nuovo e dov'è il secchio? Era arrabbiatissimo. Dov'è il mio secchio? Se è andata a ritrovare sto secchio, capito? E c'erano queste cose. Era molto molto hilare Srila Prabhupada, ogni tanto faceva delle battute molto scherzose. E la notte mi ricordo con Risori Prabhu, che io lo aiutavo io, prima che noi andassimo a riposare, c'era, Prabhupada aveva un gadi vuol dire un sedile, a Mayapur, che era un po' più grande di questo, con il tavolo davanti, e lui traduceva la notte. Allora noi mettevamo il mosquito net, la rete per le zanzare. Sotto gliela preparavamo, lui arrivava, entrava dentro. Cioè, sono immagini molto belle che uno ricorda. Poi, ovviamente, sappiamo che la forma eterna di Srila Prabhupada, di associato di Chaitanya Nityananda e di Krishna, non è quella di un anziano col bastone, non è che siamo qui come, sai, i cattolici che ci hanno la resurrezione della carne, no? Fanno vedere, mi ricordo andavo al catechismo al San Bellarmino, a Piazza Ungheria, ai Parioli, a Roma. Andavo a catechizzare, sai, prima della prima comunione, andavo a catechizzare.
E c'erano questi libri dove si vedono le tombe che si aprono, esce fuori il bambino che è morto, esce fuori il vecchio col bastone, esce fuori. Cioè, com'è? Rinasci come vecchio col bastone? Ma che è sta Lasci è vecchio. brutta storia, cioè, ti è andata male, meglio morire da adolescente allora, capito? No, cioè, la risurrezione della... No, ovviamente Srila Prabhupada è una forma spirituale meravigliosa con Chaitanya Nityananda, con gli Acharya e con Krishna. Però questa sua, il fatto che questa grande anima sia entrata in questa forma che non potevi non volerle bene, perché Prabhupada era talmente simpatico, amorevole, anche nel dolce, nella sua portamento, nelle sue cose, che non, ti affezionavi, capito? È un modo che Krishna ha avuto di fare attrarre i devoti, no? Di far attrarre noi, anche di affezionarci a lui. Per cui ecco, questa è, se vogliamo, cioè, se possibile, uno dovrebbe avere Bapu e Vani, tutte e due, non che uno sterilmente o in modo asettico dica no, basta Vani, cioè, capito? No, cioè, se puoi avere anche Bapu, perché è bello, come abbiamo detto, bisogna stare attenti, però è molto dolce l'associazione, la compagnia, no? Ed è stata per me, poi non so per quale ragione al mondo, ma io sono diventato devoto in India, ho avuto questa possibilità di stare a paragone di molti altri devoti, a paragone di altri molto meno, cioè se penso a devoti appunto come che della prima era, proprio, non so, Brahmananda, Garga Muni, Gurudas, Yamuna, eccetera, molti altri, cioè molto meno, però a paragone di altri anche molto di più, perché appunto sono fatto anche i miei calcoli, quasi 6 mesi, 170 giorni, e rimangono nella mia memoria. Poi, ripeto, non serve aver avuto associazione fisica, VAPU, se poi non segui le istruzioni. Perché alla fine a cosa è servito? Cioè, uno deve seguire le istruzioni, deve dedicare la propria vita alle istruzioni. E anche chi era più intelligente cosa faceva quando stava con Prabhupada? Se lo rimirava così o gli tirava i petali, cioè va bene anche quello, qualche petalo può andare, ma faceva domande, chiedeva, cioè Srila Prabhupada, come, cioè per avere chiarezza sulla vita spirituale, sul percorso da fare. Io ero un po' handicappato, il mio inglese era inglese di scuola, per cui certe volte non ero molto comprensibile. Ho avuto possibilità di parlare con Prabhupada, di fargli delle domande, però cioè, ero un attimo handicappato da quel punto di vista, e certi casi questo. Anche nella comprensione, comprendevo le sue lezioni, però non come uno che è English mother language, capito? Uno che ha l'inglese, poi specialmente nel 74-75 ero appena uscito da una situazione un po', diciamo, così, allucinata, allucinogena, va bene. Per cui sì, proprio mi stavo rimettendo in pista per la comprensione in inglese, tanto che succedeva, è successo una volta in particolare, ma anche un paio di altre volte, ma una volta in particolare a Bombay,
Prabhupada non dava la lezione di Bhagavatam, dava la lezione di Bhagavad Gita la sera. La mattina andava a passeggiare sulla spiaggia, andavamo anche noi qualche volta, chi riusciva a svegliarsi e chi riusciva a finire quello che doveva fare di servizio in tempo. Anche lì si dà per scontato, mi ricordo Giriraj, al tempo Brahmachari, adesso è Giriraj Maharaj, che doveva andare a svegliare i devoti. C'è Prabhupada che aspetta, Prabhupada vestito con la japamala, pronto per andare a passeggiare sulla spiaggia, giù, Bombay, e forza, tutti i seguiti lì stavano, e no, magari sai, uno sta lì, e no. Io pulivo gli ottoni la mattina insieme a un altro devoto, mio confratello che ha richiesto, e ci sbrigavamo e se riusciamo a finire gli ottoni vuol dire la parafernalia, andavamo a passeggiare, sono andato qualche volta. Però non dava la lezione di Bhagavad, dava la lezione di Bhagavad Gita la sera, e una volta mi ricordo, sai, quando certe cose ti colpiscono, quando le comprendi bene, no? Allora Srila Prabhupada stava parlando, adesso non ricordo neanche la fattispecie esattamente cosa ha detto, mi ricordo era qualcosa sull'identificazione col corpo, una cosa semplice, che è come qualche modo, e quando l'ha detto, c'erano tutti i devoti seduti, non era grande, il tempio era una tettoia di quelle fatte così, con la stanza delle divinità, era grande come quella parte rialzata lì sopra, era piccolo, non mi ricordo che lo pulivo la mattina alle 3 prima di Mongolarti, e stavamo tutti seduti, Prabhupada dava la lezione di Bhagavad Gita sul Vyasasana, dietro c'erano le divinità. Piccolino, non c'era ancora il tempio grande, era proprio una tettoia con quattro pali di ferro. E niente, e Prabhupada ha detto questa cosa, parlava, e io sono scoppiato a ridere. Ah! Ho detto, perché mi ha colpito quello che ha detto. Non so, in qualche modo quello che ha detto. Era la prima volta, something simple, you know, but he said something that he would say very often. But to me, you know, it really appeared, you know, in quel momento mi si è palesato chiaro. Oh, ho detto, vado, così. Allora tutti si sono rivoltati, tutti i sannyasi, tutti hanno guardato, che credi? Sei scemo. Cioè, allora, allora è passato qualche secondo e poi Srila Prabhupada si è messo a ridere. Ha detto sì, e l'ha ripetuto. Allora tutti a ridere. Tutti si sono messi a ridere. Vabbè, è andata bene. Però così succedevano queste cose. Va bene. Tanti, mi ricordo, andavamo sul tetto lì a Bombay, cioè, c'erano queste palazzine che poi sono state demolite, palazzine, erano quattro case un po' fatiscenti, e Prabhupada dava il darshan sul tetto, ogni tanto andavamo, era molto, molto famiglia, pochi devoti, cioè avevamo questa situazione invidiabile, devo dire. Io vedevo molti devoti che arrivavano dall'Occidente, venivano, vedevano Prabhupada per la prima volta, e capito? O quando passava qui, ci sono dei resoconti di devoti. Io ho avuto questa grande fortuna, non lo so perché, non ne ho fatto un granché d'uso, devo dire, potevo, sì, in retrospettiva, potevo fare un po' meglio, poter essere avere un po' più di buona volontà, forse questo posso dire, avere un po' più di buona volontà. Però per quel poco che insomma sono riconoscente perché mi aiuta anche nei momenti difficili, insomma. Questi ricordi mi aiutano, anche se va bene, poi molte cose me le sono dimenticate, francamente, sì, molte cose.
non me le ricordo. E niente. Ecco una cosa che mi è appena venuta in mente, che mi ero dimenticato. Nel 77, quando appunto sono tornato dall'Italia che avevo fatto il visto, eravamo stati a casa di Gora Krishna, lì come si chiama, di Cerqueti, eravamo stati lì, io sono tornato, sono andato, volato a Bombay e c'era appunto Srila Prabhupada con questa situazione dell'occhio, ecco, l'avevo menzionata prima. E allora mi hanno detto, va bene, senti, rimani qui a Bombay, mi ha detto, rimani qui a Bombay e fai sempre sta guardia fuori dalla porta di Prabhupada. E mi ricordo, mi è venuto in mente, che Prabhupada mi ha guardato come per dire, ma questo qui. Mi ricordo che mi ha dato uno sguardo. Gli hanno detto, Srila Prabhupada, is your new guard. E no, si vede che si ricordava qualcosa, ha guardato. Ha fatto così, con l'occhio un po' gonfio, è lui? Vabbè. Infatti poco dopo, durato un'ora, dopo poco hanno detto no, no, devi andare a Calcutta, non so perché, hanno detto devi andare a Calcutta e c'è bisogno della tua presenza lì. Allora ho preso un aereo e sono andato a Calcutta. E si vede che o uscì la prova, ha detto meglio lui non faccia troppo la guardia, oppure era veramente necessaria a Calcutta, no, ma penso che fosse la seconda perché io ero stata a Mayapur, alcuni devoti si erano spostati a Calcutta, facevamo servizio insieme, sono stato lì 4 anni poi. E Hare Krishna. Per cui ci sono questi aspetti simpatici, dolci, la sorella di Prabhupada veniva, Pishima. Molto uguale a Prabhupada, di faccia, uguale, identico, molto simpatica, molto umile, simpatica, e sai, poi vissuto a Calcutta, ho conosciuto molti dei parenti, delle cose, è stata una grande fortuna, ma ripeto, quello che dice Srila Prabhupada è essenziale e fondamentale. Ci sono tanti devoti che hanno avuto tanta associazione Vapu, però non ce l'hanno fatta. Perché Vani è la cosa fondamentale, Vapu, sai, te lo ricordi, diventa un ricordo, diventa una cosa, ma quello che conta poi alla fine è la determinazione nel seguire quello che ti ha insegnato, perché se non c'è quello, alla fine non puoi solo, diventa sentimentalismo. Solo con il rapporto Vapu così, se uno non ha un'intenzione seria di seguire le istruzioni, ho fatto tardi, eh? No, Ma no, ho no, fatto tardi, no, no, no. l'ho fatto meno. Se non ha un'intenzione seria, diventano dei buoni ricordi. Sì, ho fatto un'esperienza in coscienza di Krishna, sono stato, sì. No, bisogna arrivare fino alla fine e per questo ci vuole una seria determinazione nel seguire le istruzioni. È così. Cos'altro? Posso anche raccontare di un disastro che ho fatto. No, ho fatto un vero disastro. Cioè, non l'ho fatto io, però era mia responsabilità. Io avevo la cura delle stanze di Prabhupada a Mayapur, per cui prima che Prabhupada arrivasse, oggi sto facendo outing, prima che Prabhupada arrivasse, io dovevo mettere a posto tutte le stanze, le sue due stanze, la stanza da letto e la stanza dove traduceva dove dava il darshan, il suo ufficio, diciamo così, che sono adiacenti con una porta di comunicazione. E avevo fatto tutto bene, tutto a posto, pulito tutto, messo a posto, spick and span, come si diceva una volta. Pulito, a posto, c'è questa bellissima divinità di Chaitanya Mahaprabhu, una stanza da letto di Srila Prabhupada. C'era un bellissimo quadro, c'è ancora, che avevano portato da Bali, di Krishna Arjuna, intarsiato nel legno nella sua stanza. Stampato
spalmato di olio di sandalo, tutti i gadi, cioè i cuscini quelli a salsicciotto, salsiccione, erano tutti puliti, tutto a posto. Esco e l'avevo fatto, ho messo a posto le cose con un batta, che è un batta inglese, non mi ricordo mai come si chiama, non importa che fosse inglese, però era un batta, vabbè, non ce l'ho con gli inglesi, va bene, perché anche se quella volta lì ero. Allora ho detto ok, let's go, io chiudi la porta. E non so, lui ha detto qualcosa, io non ho capito bene. Questo cosa ha fatto? Ha acceso degli incensi e li ha infilati, il tavolo di Prabhupada era di legno con un vetro sopra, no? Legno con un vetro. Ha infilato questi incensi col bastoncino sotto il vetro, solo che cadevano sul cuscino. Ha preso fuoco tutto. Tutte le fiamme che uscivano dalle finestre. Un disastro. E Prabhupada doveva arrivare il giorno dopo. Per cui un disastro allucinante. È stata colpa mia, perché cioè, fino alla fine, devi stare lì fino alla fine, perché anche un particolare può mandare per aria tutto. Questo di suo gli è venuto in mente di mettere questi incensi. E niente, vattene a pesca, che non. Allora mi ricordo mi hanno chiamato, mi ha chiamato Bhavananda, che era uno dei due sannyasi in carica di Mayapur. Bhavananda e Jayaprakasa Maharajas erano i due in carica. Mi ha chiamato, mi ha messo, erano già arrivati tutti i sannyasi, tutti i GBC dal mondo, perché Prabhupada arrivava il giorno dopo. Mi ricordo, io pensavo, qui mi ammazzano le botte, cioè nel senso che mi fanno nero. E invece no, mi hanno seduto, messo seduto al centro, in questo cerchio, e con un fare, sai, quelle peggio, magari mi avessero menato. Cioè, Ravananda diceva, senti, non tutti nella vita hanno le stesse possibilità, mi ha detto. Ci sono alcuni che sono meno privilegiati. Capito? E possono solo fare qualcosa in servizio devozionale. Io ero comandante del tempio, e possono solo fare qualcosa. Tu ci dispiace. E tutti che dicevano, poveretto, mi guardavano e dicevano, poveraccio questo, è proprio messo male. Tutti i GBC, ho detto, tu puoi solo cantare e leggere. Ascolta, canta, ascolta, leggi, perché ti vogliamo bene, ma non sei meno privilegiato, insomma sei scemo, fondamentalmente, sei un derelitto, non lo so, ditemi qualcosa. E io ho detto, che devo fare? Cioè, e tutti che facevano, Prabhu, non ti preoccupare, fai, canta, e non fare niente. Cioè, fai, canta e basta, cantare Krishna, puoi fare solo questo. E io ho detto, vabbè, Hare Krishna. Mi sono messo a cantare, mi hanno tolto il servizio, stanno lì e hanno dovuto rifare la stampa, però guarda, è stato messo in un altro posto, una puzza di bruciato dentro, perché sai com'è lì. Poi qualcuno è arrivato per spegnere le fiamme, ha tirato l'acqua, per cui c'era l'acqua, tutto bruciato, i materassi con fumo, con l'odore dell'acqua e del bruciato. Per cui per una settimana io ero lo scemo del villaggio. No, praticamente ero dopo una settimana però ho detto, oh dai, che stai qui, sempre a cantare Krishna, a leggere, beh, che fai, furbo, dai, metti. E mi hanno ridato il servizio, poi non è mai più successo niente. Però, ecco, questo mi ha insegnato, cioè, e Srila Prabhupada era molto, una volta ha detto, first be conscious, then be Krishna conscious, detto, prima sii cosciente, poi diventa cosciente di Krishna. Cioè, se sei uno svampito, uno stralunato, uno che vive sulle nuvole, uno che non ha
non è cosciente, come fai a essere cosciente di Krishna? Magari ci provi, però poi fai delle stupidaggini che possono crearti un sacco di problemi, capito? E crearli agli altri, ovviamente. Anche perché non ero molto simpatico agli altri devoti per quello che era successo, no? Capirai, questi sono dovuti tutti mettere sotto, rifare la stanza, ridipingere, l'ostacolo, l'italiano, dove, capito? E ce l'avevano un po'. Per cui bisogna sempre stare molto, molto, molto attenti. E la coscienza di Krishna, Prabhupada ha detto, è un lama di rasoio. Bisogna stare, anche se usi il 5 lame Gillette, devi stare attento perché ti puoi tagliare anche col 5 lame Gillette, anche se è più protettivo. Bisogna stare sempre attenti. Maya cerca sempre una fessura per inserirsi. E questo lo si vedeva in Shila Prabhupada, era impegnato sempre, 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 sempre. Non c'era un momento, ed è inimitabile, non è che puoi fare il Prabhupada numero due, no? Lui era su un altro piano. Chi ha provato a imitarlo è andato. Degli 11 guru cosiddetti originali, 7 sono andati, alcuni anche in situazioni difficili, 7, quasi 8. Però era incredibile stare con Prabhupada. Srila Prabhupada Kijai. Basta, cioè, io mi ricordo i sorrisi, le cose, gli sguardi affettuosi, questo è la cosa vera, si vedeva che voleva bene ai devoti. E anche se non eri quello per cui strabuzzava gli occhi quando entravi nella stanza, non importa. Sapevi che Srila Prabhupada ti voleva bene come nessun altro avrebbe mai potuto volerti bene. Questa era la cosa. Non so, poi io mi ricordo solo certe cose, altre mi sono sfuggite in tutti quei giorni. Ricordo una cosa, l'ho già raccontata probabilmente, poi magari sai, gli anziani raccontano sempre le stesse cose, non lo so, l'avrò già raccontata quando c'era a Mayapur, eravamo in un darshan. E i primi a arrivare erano sempre i devoti australiani, mi ricordo, prima del festival di Mayapur. Arrivavano sempre i devoti australiani, non so perché, arrivavano sempre prima. Io mi ricordo, l'ho raccontata queste cose, no? No, te la ricordi, tu te la ricordi probabilmente. Ancora no, No, ancora no. era arrivati e mi ricordo che c'erano delle coppie di Grihasta e una coppia aveva sto bambino, avrà avuto 1 anno e mezzo, camminava a malapena, uno tosto proprio. E allora Srila Prabhupada dava il darshan e distribuiva queste coconut balls, sono cocco grattato con lo zucchero, in questo caso erano bianche, si possono fare anche con il gurkha. Vengono marroni, ma in questo caso erano bianche. Prabhupada preferiva lo zucchero bianco, basta, non gli andava troppo. No. Una volta gli hanno fatto una cosa, riso dolce, ha detto no, no, zucchero bianco. Ha detto fa male, ha detto non importa, lo zucchero bianco. Va bene, e allora c'erano queste palline di cocco e c'era questo bambino e Prabhupada distribuiva, dava Presada, no? Ok, i devoti prendevano e distribuiva Presada e poi parlava, eccetera. C'era questo bambino che andava lì con sta mano e Prabhupada gli ha dato, belle, erano così, belle, belle grosse, gli ha dato una pallina, questo si vede, era uno, se andava lì, andava dalla mamma, si mangiava sta pallina,
poi tornava da Prabhupada e Prabhupada gliene ha date un'altra. Ok? Poi è tornato dalla mamma, la mamma della lì, diciamo, era bello bello piazzato. Poi è tornato una terza volta e Prabhupada gli ha dato un fiore, perché ha detto, e questo è tornato, ha visto il fiore, cioè dalla madre, e allora è tornato. Allora, io ero seduto a fianco di Srila Prabhupada, che come è seduto adesso a Rikirtan, Prabhupada era sul Vyasa, io stavo giù, e c'era questa giara, una giara di vetro, c'è ancora nella sua stanza, con queste palline, non so se ci sono ancora le palline adesso, ma se le metto, può darsi anche che le mettano, io lo so, le cambio. Allora, Prabhupada mi ha detto, you give to the... perché questo continuava, e Prabhupada voleva predicare, sempre questo ragazzino che arrivava davanti era un po' fastidio, no? Allora, Prabhupada ha detto, you give. Allora, questo, io ho preso la giara e questo appena visto che ce l'avevo io, è venuto da me e io gli ho dato una pallina. Poi Prabhupada stava, continuava, predicava, eccetera. Dopo 5 minuti, 10 minuti, Prabhupada si è girato, ha visto che il bambino era ancora lì di fronte a me, che mi chiedeva, cioè, you didn't give? Ha detto, non gliela hai data? Ho detto, no, ho detto, Prabhupada, I gave eight. Ha detto, otto? Eight? Oh, too many! Tutti a ridere, cioè, gliel'ho date otto. Ha detto, no, it's too many. Questo si era mangiato due di Prabhupada e otto che gliel'ho dato io. Si era mangiato 10 palline di zucchero e cocco grosse così, ha detto, no, it's too many, tutti a ridere, bravo, e mi ha detto no, e poi mi ha guardato come dire, ma sei ma, cioè, gli dai, me l'ammazzi se gliene dai così tante, no? E il particolare, che non ho mai detto a nessuno, la mia faccia tosta, esatto, confermato, Hare Krishna. La faccia tosta, sono usciti i devoti, ho pulito la stanza e ho detto a Prabhupada, mi posso prendere un po' di palline? Perché anch'io, ha guardato, mi ha detto, take as many as you want, mi ha detto, pigliane quante ne vuoi, mi ha detto. Perché a forza di darle io non potevo prenderle perché sennò mi contaminavo, no? Cioè, non posso mangiare e poi no? Allora ho detto posso, però Obama ha guardato, ha detto ma sei proprio per dire, ah prendi quante ne vuoi, mi ha detto vai. Ma quanto tempo lo faccio? 22-23 anni? Questo è nel 76, avevo 24 anni, ero adulto e vaccinato, però ero ancora un po' così. Vabbè, no, va bene, facevo. Era nel 76, sì, questo è nel 76. Va bene, tutto qui. Per cui ero anche attaccata ai dolci, sì. Ho avuto la faccia tosta dopo che momenti ammazzo questo bambino di 1 anno e mezzo australiano dandogli 8 palline, che mi ha detto, too many, Prabhupada, mi ha detto, too much. Ha detto, no, too much. Io ho avuto il coraggio di dire, ne posso prendere un po' anch'io. Insomma, vabbè, Shila Prabhupada chi c'hai? Insomma, siamo stati tollerati da Shila Prabhupada. Bene, bene, bene. E adesso siamo a posto, no? Finito. Ok? Chiudiamo? Domani a che ora è il programma? 5 e mezza, va bene, Lezione alle molto bene. 7:45. 7:45. Bene, dormono tutti qui? Tutti Non qui? lo so. Alcuni no. Chi è che non dorme qui? Voi non dormite qui? Okay. Ma tornate domani? Io domani o domenica. Ok. Tu non torni, tu torni. Ok, domenica. Ok. Bene. Ci sono un po' di devoti online. Ok, grazie. Haribol. Saluto la telecamera, anche voi, la telecamera. Dai, ci ne provo a fare. Haribol, Haribol, Haribol.